Ciao a tutti ragazzi, allora oggi giochiamo col nostro Dungeon Defender. Ovviamente sono già con una partita caricata, siamo pronti per cominciare. Ho deciso di cambiare stage tanto per cambiare perché non possiamo sempre fare lo stesso, qua rompe le palle, quindi facciamolo più bello. Questo è molto carino, mi piace, anche perché dobbiamo difenderci. Oltre che sui tre fronti dobbiamo stare attenti a non farci distruggere quella torretta che aprirebbe la botola che è lì delle fogne e uscirebbero i mostri anche da lì, quindi sarebbe una bella rottura. Allora, incominciamo subito a piazzare le nostre difese, così il nostro mago ci fornirà un bel supporto. Allora, cerchiamo di fare una cosa fatta caruccia. Purtroppo per fare questo pezzo bisogna mettere un po' più di torrette per difenderci, non possiamo correre nessun rischio. Ok, abbiamo le nostre quattro difese, direi di piazzare le torrette. Piazziamo quelle da 30 perché quelle da 40 costano troppo, che palle sta visuale. Piazziamo così, poi farò le dovute modifiche perché queste torrette sono proprio temporanee. Senza le torrette congelanti non potremo rallentare i nemici, visto che hanno una gittata maggiore, quindi miglior gittata, miglior difesa, quasi scontato. Ok, ci sono rimasti pochissimi punti, possiamo fare soltanto una difesa laterale, quindi ci difenderemo da questo lato. Qui è fondamentale piazzare bene le nostre cose qui, le nostre torrette, perché no, ci fanno un biscotto. Possiamo piazzarne solo due, quindi dovrò accontentarmi di quello che passa il convento. Facciamo partire la mappa. La cosa sarà molto tragica perché si sa, non è un guerriero, è un mago, quindi dovremmo stare attenti anche a non farci colpire perché ci causerebbe molti problemi. Pezzo. Diciamo che adesso siamo messi un po' meglio. Cerchiamo di raccogliere tutti i cristalli verdi che ci servono come il pane. Anche qualcosina in più, ovviamente. Non lo do proprio per scontato, ma lo do per certo. Allora, onde evitare qualsiasi problema, devo cercare di ridurre al minimo le perdite, quindi prima di tutto smontiamo sta roba. Smonto due di queste e montiamo due cannoni congelanti che ci serviranno veramente. Ok, la gittata qui perfetto. Ok, adesso piazziamo altre due torrette.
Ci ripiazziamo qui. Questo qui. Ci diano quel certo supporto. Ok, non dovrebbero passare teoricamente. E qui ci piazziamo. Direttamente i cannoni congelati, perché dobbiamo tenere a bada. Quindi meglio essere ben protetti da subito. Ok. A questo punto quanti punti abbiamo? Abbiamo ancora un bel po' di punti. Io direi di... no, volevo piazzare un altro scudo. Siamo un altro scudo. Diventare scemo. No. Pardon. Oh, se voglio nulla. Ecco, bravo. Niente, devo trovare una soluzione un po' meglio. Ce ne frega niente, lasciamo perdere. Allora, a questo punto io piazzerei un terzo cannone. Ok. E piazzerei dei cannoni laterali. Ok, direi che abbiamo piazzato abbastanza, abbiamo qualche punto. Direi di andarla a spendere di là. Dobbiamo piazzare un altro cannone. Tanto al massimo possiamo sempre evitare. Allora, mettiamo questo. Piazziamo così. E ho abbastanza punti per piazzare un cannone congelante. Perfetto. Allora possiamo salvare la nostra mappa. Serve un altro cannone normale perché abbiamo poco danno. Ok, adesso
già giusto, devono apprendere un po' panetto, se no non abbiamo abbastanza cristalli. Prendiamo qualche altro cristallo pure da qua, direi di migliorare le difese. Questo se lo rivendiamo e ci mettiamo uno di questi, serve più danno possibile. Ok, ci siamo. Non abbiamo abbastanza punti per poter... però abbiamo abbastanza punti per riparare. Vediamo se qui con questi cristalli che sono avanzati possiamo fare qualche cosina. Non credo, c'è ben poca carne al fuoco. Comunque non importa. Ok, partiamo. Un'altra ondata. Siamo a 3 di 5. Va bene. Sto guardando il radar nel frattempo che sto facendo questo per verificare quanto sono in pericolo. Infatti devo andare da questa parte che la torretta è un po' in crisi. Ma adesso facciamo l'upgrade, quindi ripareremo tutto senza bisogno di fare nient'altro. Un po' tutto, direi di andare direttamente dall'altra parte perché qui al centro siamo abbastanza protetti, invece qui siamo a rischio. Ecco, vabbè, possiamo modificare solo questi due cannoni, va bene, ci può stare. Vediamo un po' se posso riparare con i punti avanzati qualche scudo, perché sono un po' scassato. Guardarli entrambi, perfetto. Siamo a 4 di 5, la penultima ondata. La penultima non è meno importante dell'ultima. Sempre roba che fa male. Thank you.
la bacchetta fiammeggia, dovrebbe essere una bacchetta. Se invece è un bastone, è per il monaco, non è molto facile. Comunque, sapete quanto danno fa? Il fatto il danno della mia bacchetta attuale dovrebbe essere una bella svolta. Comunque controllerò prima di finire il prossimo turno. Livellato, la cosa va bene, abbiamo sbloccato un altro colpo. Non so che cosa è, eh. Comunque consuma 100 cristalli, deve fare veramente danno. Vediamo un po' questa pacchetta. Fa 19 di danno da fuoco, però beh, la mia fa 81, questa fa 37, una zozzeria. Peccato. Qui c'è un punto esclamativo, quindi uscirà qualche cosa di grosso da qua, eh? Che avversario imponente. Allora, miglioriamo qui. Io direi di non migliorare il raggio congelante, tanto non ci serve. Miglioriamo le difese e piazziamo qualche altra torretta. Le torrette ci servono più di altre cose. Niente, non ho più punti, quindi me la piglio un secchione. Ok, abbiamo saltato. Molto male. Fa un tantissimo danno, però ovviamente sperma a caricarla. Sempre questi costellanti che rompono veramente le scatole. Ah, abbiamo vinto.
vediamo un po' che ci regala. Cofanetto zozzeria. Cofanetti così di legno non valgono niente. Quelli buoni te ne accorgi subito dov'è l'oggettistica più interessante. Comunque, questo è tutto. Il livello del bastoncino. Va bene ragazzi, allora ho deciso che concludiamo qui il nostro video. Spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito noi ci vediamo con altri video e altre mie novità. Ovviamente aspetto grandi titoli per la fine del mese, quindi sicuramente ci saranno nuovi gameplay. Noi ci vediamo alla prossima ragazzi e